sono contenta di essere avuto la possibilità di sentire molto bene. Sto cercando di finalmente un incontro, un convegno, un consenso, veramente sono contenta di essere di partecipare, perché è stato veramente interessante sotto tutti i punti di vista. Non so, il mio contributo, che è quello di uno psicologo operativo che ha a che fare anche con questi elementi, con questi aspetti, vi possa interessare, spero di sì, perché è comunque l'esperienza quotidiana, non so quanti psicologi ci sono qui, però insomma, spero vi possa essere utile anche per vedere il tipo di lavoro che si fa con il lutto e quindi con l'evento morte e quello che ne consegue. Allora, io sono una psicologa che lavora nelle cure palliative, quindi qual è il mio lavoro? Io mi occupo tutti i giorni di accompagnamento alla morte e di lutto e soprattutto, e poi di sostegno agli operatori che lavorano nell'ambito dell'accompagnamento alla morte e del lutto. Quindi entriamo immediatamente nell'argomento. Io mi occupo di questo, cioè la maggior parte del mio tempo mi occupo di persone che sono in lutto, sia che le segua, che le abbia già conosciute, vuol dire io seguo pazienti prevalentemente che sono malati di cancro, con malattie cronico-degenerative a livello neurologico, ad esempio le SLA, che prendo dal momento della diagnosi fino alla terminalità, tutti i pazienti oncologici, anche qualche paziente con malattia cronica a livello cardiologico, renale, eccetera. Quindi li seguo quando hanno meno di 3 mesi di vita, mi prendo in carico quando hanno meno di 3 mesi di vita, perché questo è lo standard, è la regola, ci sono alcuni parametri e linee guida che lo definiscono, e poi seguo la famiglia per il lutto, oppure vengono nell'ambulatorio del lutto che io ho anche persone che hanno avuto, per esempio una signora altrimenti che ha perso il figlio per un incidente, oppure adolescenti, bambini che hanno subito un lutto che non necessariamente noi, che di solito non sono sentiti magari nel nostro servizio, proprio perché ambulatori per il lutto non sono tantissimi nella nostra regione. Parlo dal punto di vista ovviamente del servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda il lutto, per me il lutto, che mi occupo di lutto da più di 30 anni, è il sentimento di intenso dolore che si prova per la perdita di una persona cara. Quando parliamo di pensionamento, di separazione, di cambiamento di casa e noi diciamo ah sono in lutto, no, per un esperto di lutto quello è un lutto parziale. Noi parliamo solo di lutto quando c'è la perdita di una persona cara. L'unica deroga che potrei fare è la perdita di un animale, che non dico che metto sullo stesso piano, ma molte volte anche di più, nel senso che so, io collaboro con la professoressa Testoni da qualche anno rispetto sia per il master che per le ricerche che svolgiamo in questo ambito, e so che lei si occupa anche di questo argomento a me molto caro, in cui veramente molto spesso mi sono dovuta occupare di più lutti all'interno della famiglia dove non solo c'era il lutto di una persona ma anche di un animale, quindi non lo sottovaluto mai nel mio lavoro. Vediamo quelle che sono le fasi del lutto. Chi si occupa di lutto deve tenere presente che la nostra mentore, la persona che ha individuato tutte queste problematiche e, scusate, la definizione delle fasi del lutto è la Elisabeth Blumberg-Ross, è una psichiatra di origine ebraica che ha iniziato a occuparsi, ad andare proprio a cercare le persone che stavano morendo, perché anche a quell'epoca all'interno degli ospedali non esisteva una death education, e quindi si andava a chiedere proprio alle persone come stavano nel momento in cui si approcciavano la morte, e faceva proprio degli incontri che poi sono stati dei seminari importantissimi. Quindi lei ha diviso le fasi, le ho un po' più schematizzate, sostanzialmente in questi 5 aspetti. Lo shock, cosa è successo dopo la morte della persona, perché è capitato proprio a me, chi o cosa l'ha fatto succedere, l'ansia, l'angoscia, la depressione, perché non riesco a raccontare da solo. Questo aspetto, cioè il punto 4, tenetelo bene in considerazione perché poi lo affronteremo per quanto riguarda gli eventi medianici e psicoterapia. E l'ultima fase è l'accettazione. Ovviamente il lutto ha dei tempi e dei modi che variano per ogni persona ed ogni caso di lutto. E io qualche tempo fa facevo parte come commissario di una commissione d'esame in cui è stato estratto da uno psicologo proprio la domanda sul lutto, e il ragazzo che aveva fatto una buonissima definizione di tutti gli aspetti teorici, partendo dal lutto, la malinconia di Freud, eccetera, eccetera, è arrivato a un certo punto e dice: il lutto dura 6 mesi. Dico, scusa? Dice, sì, sì.
cosa che fatto un banale esempio, dico, secondo me una donna che ha perso un bambino di 3 anni, dopo 6 mesi ha superato tutto, il ragazzo è stato promosso. Però devo dire che la frase, la domanda ha creato un certo sospiro, nel senso che ognuno ha dei tempi, dei modi del lutto, che vedremo poi il lutto normale patologico, ma non sono da considerare patologico. Il lutto è un fenomeno naturale che deve svolgersi con tempi e modi dolci, tranquilli, narrativi, dove ognuno di noi ha la possibilità di sfogare il proprio dolore, superare le fasi, vedremo anche intanto magari da eventi mediatici, ma che sono naturali. Quando il lutto diventa patologico, allora sì che lo psicologo, lo psichiatra, il medico di base, gli esperti lo devono riconoscere, ma un lutto normale non ha un tempo limite. Eccolo qua, il dolore, il lutto normale ha un dolore transitorio, una dimensione di interesse per l'ambiente che di solito si concentrano esclusivamente sulla morte del malato, poi vi dirò io come agisco sulla morte, sì, del malato, della persona che muore per incidente, e una transitoria inibizione delle funzioni psicofisiche, cioè di solito dovuto anche alla depressione, una difficoltà di attenzione, problematiche relative alla memoria che si concentra solo sul passato e non sul presente, difficoltà ad andare a lavorare, a relazionarsi con gli altri, un'incapacità di trovare i propri interessi per l'ambiente, anche più cari, no? Cioè, a volte è chiaro che se vuole una persona cara non siamo più in grado di occuparci all'interno della famiglia con la stessa intensità delle altre persone. Pensate, di nuovo porto l'esempio, quando muore un figlio di solito si perdono determinati punti di riferimento e capacità di adattamento, per cui a volte si trascura anche l'altro figlio, è abbastanza frequente. Il lutto patologico. Il lutto patologico, come dicevo, deve tenere conto di parametri importanti come i tempi e i modi, il dolore è incolmabile e duraturo, c'è una diminuzione di interesse per l'io. Io vedo anche le persone che non si curano fisicamente, cioè proprio non si amano, non vanno a fare spesa, sono in casa, una depressione molto, molto importante, che poi vedremo anche con gli esami come viene definita. Un'inibizione delle funzioni psicofisiche e un'incapacità di rivolgere amore e attenzione verso gli altri. Queste sono le persone che più io ho seguito per quanto riguarda l'argomento del lutto. Kubler-Ross, appunto, che è proprio da lei che parto, prima perché era anche segnata che si è occupato di accompagnamento alla morte del lutto, ma anche perché in questo libro, questa è la sua biografia, lei era la terza di tre gemelle, erano 3 sorelle gemelle. E ha fatto una vita piuttosto rocambolesca, quindi la sua biografia è piuttosto interessante, molto interessante, ma nella seconda parte della sua vita lei si è dedicata prevalentemente a convivere, a parlare, a estraniarsi dal corpo in compagnia del suo spirito guida. E potremmo dire che tutte le persone che si occupano di morte, di accompagnamento di lutto, prima o poi hanno comunque a che fare con i momenti trascendentali, mediatici, cioè, abbiamo visto tantissime esperienze tutte Testoni, però voglio dire, la persona con cui io lavoro di più è in Italia, effettivamente, dal punto di riferimento di riflessione e di ricerca straordinari, nel senso che anche un evento come quello di oggi, no? Fa parte. Campione è il dermatologo italiano, chi proprio ha individuato gli argomenti importanti, sia lì per quanto riguarda l'accompagnamento, lutto e trauma, e ha creato la propria scuola di specializzazione in anatologia. Cazzaniga è un psicologo che si occupa di lutto nel milanese, è molto, molto bravo, ha scritto un libro sul lutto estremamente interessante, proprio con tutte le descrizioni delle varie tipologie, perché il bello di questo lavoro, ecco, non so se si percepisce, ma io questo lavoro mi piace tantissimo, perché avere la possibilità di entrare in contatto con le persone è molto più difficile, e la possibilità di entrare nel mondo narrativo della vita e della morte degli altri è per me fonte di studio, di attenzione, ma anche di grande soddisfazione personale. Diciamo che essere a contatto con la morte e con lutto quotidianamente ti permette di vivere bene, sotto tutti gli aspetti. Cazzaniga, insieme a Campione, hanno fatto anche nel 2005 un convegno che era fatto sulle esperienze insolite, e quindi vi ho citato un po' i loro testi più importanti. Quindi, però, volevo
di una e poi ritornerò per dirvi il motivo per cui ho iniziato a occuparmi di queste cose. In realtà, come sempre, sono i pazienti che ci insegnano le cose, sono i pazienti che ci fanno fare quel salto, sono i pazienti che ci aiutano a capire quando dobbiamo cambiare registro, a volte anche quando dobbiamo cambiare terapia, a quando dobbiamo rivolgerci ad altre persone o ad altre modalità di cura, anche la psicofarmacologia, quando abbiamo degli strumenti che funzionano, gli strumenti che non funzionano, e dobbiamo tutte le volte cercare di capire come migliorare. È arrivata la mia attenzione a una paziente che io non avevo, una signora, io non avevo seguito il figlio perché è morto in un incidente stradale, e è venuta per una serie di sedute di psicoterapia. Io come svolgo la mia psicoterapia al momento? Io seguo un po' le fasi della Luna Rossa, però per me la parte più importante, cioè per iniziare ad elaborare un buon lutto insieme al mio paziente, devo prima di tutto parlare della morte del paziente. A questo dedico molto tempo, anche più di una seduta. Proprio mi faccio descrivere l'evento morte. Successivamente mi occupo della ritualità, quindi tutto quello che è stato la composizione della salma, il funerale, la presenza del funerale, e poi da lì queste sono delle basi per me, per poter poi andare avanti e poter, cioè, così far fluire meglio l'energia dolorosa del lutto. Questa persona che è venuta mi ha raccontato, quindi ha fatto come, diciamo, queste due prime parti del processo di utilizzo di psicoterapia. E a un certo punto, in maniera così molto preoccupata, mi dice che si è rivolta a una medium. Questa medium è abbastanza nota perché lei stessa ha perso un figlio, e poi vive già un piccolo passo, e ha deciso di occuparsi di altre persone che hanno sofferto, prevalentemente che hanno perso figli, perdere un figlio, e che lei attraverso la metafonia, quindi attraverso l'ascolto, attraverso la radio, riesce a sentire, cioè, non è come l'esperimento del professor Genesio prima, è la mamma, la signora con la radiolina, la mamma parla e lei ascolta quello che il figlio dice attraverso la radio e trascrive. Quello che a me ha colpito in sintesi, perché ho anche altre cose da dirvi, è che le prime 4-5 sedute che io ho fatto sulla morte del figlio, sulla ritualità, eccetera, quando la signora mi ha portato i trascritti della medium, erano esattamente le cose, cioè il figlio raccontava alla medium tutto quello che era successo, perché la signora non parlava, ed erano esattamente le stesse cose. Quello che a me interessa come psicoterapeuta è quanto è funzionale per me nel mio lavoro che le persone si rivolgono a un medium o no. Allora, innanzitutto come psicologo devo fare una diagnosi, cioè fare una psicodiagnosi per capire se ho di fronte alla persona che ha delle problematiche di tipo psicopatologico, e quindi sente delle voci, pensa di vedere il figlio, di sentire il suo odore, eccetera, oppure, però come dicevo prima, è stato un flash. Allora ho cominciato a chiedere anche ad altri se all'interno c'erano queste esperienze sane. Ne sono venute fuori tantissime, quindi cerca, questo è successo tanti anni fa, però insomma, come dicevo prima, un modo anche per capire dove devo andare con il mio lavoro, e scusate, e quindi ho chiesto alla prof Testoni se potevamo indagare questi aspetti delle persone che affermano la curatoria del mondo. In realtà la ricerca è solo descrittiva, nel senso che è solo un primo passo, e dobbiamo farne una successiva, via più approfondita, il prossimo anno. E abbiamo, io mi porto due passi per stringere, dell'intervista fatta a lei e di alcune considerazioni che ho fatto io. Quindi ho deciso di inserire all'interno del mio progetto psicoterapeutico la fase magica. Cioè, che siano io, a questo punto a me non interessa se appunto faccio la diagnosi del ciclo della persona, no? Psicopatologia, che ci sia una normale patologia del lutto, mi interessa quanto sia funzionale. Ovviamente ho notato che con questi passaggi, da questa medium, la signora stava molto bene. Spero anche unitamente alle sedute di psicoterapia, però mi sono chiesta come mai. C'erano sicuramente, cioè nel lutto, una delle cose più importanti è che le persone si fanno le domande infinite, che durano per tutto il lutto, cioè loro vogliono avere delle risposte su quello che è successo, ma soprattutto su come sta la persona. E la media questo non fa. Gli dice che stanno bene, che salgono continuamente di livello,
iniziano ad allenare in queste anime, si rigenerano, questo mi raccontava, e passano attraverso vari livelli, gli elementari, le medici, addirittura arrivano al dottorato, al dottorato, dal punto di vista della capacità di crescita cognitiva e spirituale soprattutto. Quindi mi sono resa conto appunto che vedo che oltre a me vanno a consultare tutte queste persone, come Consul, Castiglione, l'ipnosi regressiva è, abbiamo visto anche oggi, una cosa straordinaria, una figura che mi piace moltissimo, io ho letto Brian Weiss, che sono innamorata, molte vite, molti amori, molte vite un solo amore, molte vite, molti maestri, non so se qualcuno di voi ha letto qualcosa di l'ipnosi regressiva. E vi cito alcuni appunto, fenomeni che io registro quando faccio l'insegnamento di psicoterapia, sogno lucido, osservo allucinazioni. Devo dire che il DSM quinto, che parla di lutto prolungato, quindi riconosce, non riconosceva prima il collega, il fatto che ci possa essere un'alterazione a livello psicosomatico, a livello di depressione maggiore, cioè a livello di sciopero post-traumatico da stress, tutte diagnosi di un psicologo, noi ritroviamo il nostro, per chi non lo conosce, è il manuale DSM-5, dove ci sono tutte le diagnosi a livello psichico per quanto riguarda, e non solo, anche comportamentale, cioè, insomma, comunque in generale noi prendiamo da lì le nostre diagnosi importanti per classificare le malattie. E per quanto riguarda il DSM-5, viene fortunatamente definito il lutto come prolungato, e soprattutto vengono ammessi anche i, aspettate perché io ho detto psichiatra se sbaglio questa, fenomeni allucinosi temporanei. Quindi ci ritroviamo questi aspetti, i sogni premonitori e rivelatori, c'è cioè telecinesi testimoniati, come dicevo, da parte dei messaggeri del defunto. Quindi il normale svolgimento del processo di lutto tiene conto di fase del dolore acuto, di questa continuità, di questo legame che continua anche oltre la vita, dove abbiamo la possibilità di interloquire e avere delle risposte. Poi c'è un passaggio al dolore dolce, e se questo è funzionale alla psicoterapia e abbiamo un cambiamento e una progettualità, abbiamo la possibilità di aiutare la persona nell'elaborazione finale del suo lutto. Io ho messo queste terapie di sostegno. Sogno familiare, amicale e sociale, perché l'ho messo? Perché mai come in questo periodo io seguo persone che all'interno del dolore del lutto vengono lasciate da sole. Madre a cui è morto un figlio, dopo un anno, ma come? Sei al matrimonio di tuo figlio, ormai dovresti averlo superato. Sostegno familiare, amicale e sociale. C'è una pornografia della morte, ormai c'è un concetto di pornografia. La morte non è un elemento naturale della vita, è un elemento che a volte succede e va tenuto distante. La psicoterapia individuale, quella che io applico, poi ci sono dei meravigliosi gruppi di auto-aiuto che vengono effettuati dagli psicologi, dagli psichiatri, dai consul, che sono con l'aiuto dei consul, che sono veramente efficaci. Il consul, proprio come concetto base, le tecniche di EMDR e ipnosi, che devono essere usate ovviamente da professionisti e con grano salis negli ambiti adeguati, la terapia narrativa, che è quella su cui io faccio leva il più possibile, e ho inserito anche per me le esperienze medianiche, perché sono funzionali al mio lavoro, ma soprattutto al processo che l'individuo deve attuare. E quando mi chiedono come fare, cioè lunedì vado a lavorare e su 10 pazienti che vedo, 5, almeno la metà, sono in fase di superamento del lutto, e questa è la mia modalità. Ascolto e lascio andare.